quel concetto di cultura, quindi noi abbiamo bisogno di una dimensione di acculturarci, di sapere, perché diciamo il sapere diventa importante, no? Perché più so e più relazioni comunque creo. Comunque il sapere poi diventa sempre relativo. Ma ci sta dicendo anche che è importante acculturarci, ma è anche importante inculturarci. Cioè, significa l'inculturazione, significa una dimensione antropologica di identità del territorio. Cioè, il sapere diventa relativo. Io posso essere il più grande luminare, ma devo essere accompagnato da una identità, da una mia identità. Quindi per noi non sarà soltanto importante, per dire, nell'Eco Museo fare un percorso culturale, ma lo dobbiamo accompagnare da un'identità. La frisa e pomodoro che diamo al turista, in quel caso stiamo dando cultura di consumo. Se quella frisa non la accompagno da identità e quindi la contestualizzo, la racconto, faccio che il turista sia partecipe del prodotto che sta consumando e non soltanto consumo, significa che io al turista, nel caso del nostro ecomuseo, sarà un turista attivo, partecipe. Se no è la solita visita guidata, sarà il solito museo e abbiamo finito. Abbiamo detto che questa terra, secondo il mio non modesto punto di vista, perché chi dice che secondo il mio modesto è già falso, stai dicendo una cosa e ti devi assumere la responsabilità. Quindi noi dobbiamo in questo territorio recuperare le identità, difenderle, valorizzarle. Vi ho detto che noi viviamo in uno dei posti più incantevoli del territorio, del pianeta. Teniamo olio, vino, ortaggi, grano, mare, terra. Cioè, significa che non torniamo indietro. Non ci interessa il viaggio nostalgico a ritroso nel tempo e nello spazio, non mi interessa. Dobbiamo soltanto tornare indietro per attualizzare quel passato e dare futuro, innovazione. Abbiamo visto con i lavori di Coinè come si può teatralizzare un museo dove lo spettatore non è più passivo, ma diventa parte integrante di quel evento culturale, partecipe. Chi consuma da noi vogliamo un consumo intelligente. Vogliamo che si consumi con consapevolezza. Vogliamo che si consumi in modo sostenibile. Sostenibile. Signore, ha un ristorante, Mamma Rosa, famosissimo. La pasta e le cozze al sugo di Mamma Rosa era famosissima. Abbiamo bisogno che Mamma Rosa, per dire, un'identità, ma Mamma Rosa dovrà entrare anche nell'ottica che dovrà adeguarsi a tutto un, diciamo, un mercato che arriva, una richiesta da parte di chi consuma, no? Quindi educare all'alimentazione, penso ai prodotti nostri, una terra ricchissima, ha senso prendere l'ananas,
no? Quando poi, diciamo, l'altro giorno parlavamo, c'era una specie di mela piccolina, verde, qui, che veniva, diciamo, si mangiava per digerire, come c'era un percogo, che è una pesca, che anche quella lì si usava per digerire. L'ananas la prendiamo adesso per sgrassarci e per digerire, no? Cioè, pensate che il paradosso che siamo arrivati, no? Che consumiamo e poi vogliamo dimagrire, poi dimagriamo per consumare. Cioè, questo è il gioco, no? Cioè, mi devo dimagrire e faccio, no? Un percorso, perché appena dimagrisco poi finalmente posso mangiare e quindi ingrasso di nuovo. Un circolo vizioso, no? Allora, un altro aspetto importante, amiamola questa terra. Non è semplice amarla. Non è semplice. Come diceva Bodini, chi vive in questa terra la fatica ancor prima di faticare. Cioè significa che prima che iniziamo a fare qualcosa, già questa terra ci chiede una fatica. Però è una terra magica, magica. Dipende da come la guardiamo. Ecco perché, diciamo, essere salentini non essendolo, stranieri in questa terra, non immersi, no? Totalmente, ma stranieri. Quando uno esce e poi torna, le cose cambiano. Usiamo sempre questa metafora. Per noi il paesaggio deve essere in continua evoluzione, mutamento, anno per anno. Dobbiamo toglierci alcune situazioni di tipo proprio, diciamo, ereditate culturalmente. È una terra che piange su se stessa, no? Facciamo altro che lamentarci. Poi siamo stati abituati che comunque ci deve essere qualcuno che risolve il problema dell'altro. E che se qualcuno che è stato delegato non lo risolve, non vale nemmeno niente. Capisco, lo so che noi siamo antropologicamente, proprio per un fatto proprio climatico, antropologico, di territorio, più portati all'inazione che all'azione. Più, per dirla col maestro, più portati al depensamento che al pensare. Ma è lì che devo capire, cioè, è una ricchezza che mi sta dando questa terra. Se io nell'ozio non creo, non è ozio, non è manco perdita di tempo. Cioè, è quella l'inazione. Cioè, questa terra ti dà dei ritmi perfetti sotto l'aspetto di... Quindi, che manca, dico io? Che cosa ci manca? Non è pigrizia, è proprio un fatto antropologico. Però teniamo un'altra grande eredità, l'immaginazione, l'immaginario che teniamo noi. Casomai pensate che lo trovate ovunque, sotto l'aspetto proprio di archetipo. E luminari, e feste, i riti, che sono? Immaginario. Vi ho detto che Bastianich, no, questo... Cioè, ha visto per la prima volta uno straniero, un americano, un italo americano, le luminarie nostre, ha detto, più belle delle luci di Manhattan. Allora significa, quando parlo di identità, non perché recupero la festa in termini nostalgici e dico facciamo la festa come si faceva prima, quella non la più fare. Le luminarie venivano fatte ad olio. Stiamo nel periodo le lampade sono a LED. Non faccio un viaggio nostalgico, che voglio recuperare
No, dobbiamo recuperare il senso del rito della festa. Il rito mi interessa. Perché nel rito io metto il credo. Alla festa vado perché provo piacere, perché sto bene e perché c'è un altro aspetto fondamentale. Sono devoto. Sono devoto. Allora, se io uso questa metafora, qui trovo tutti gli ingredienti che ci devono spingere a fare. Un fare calmo, sostenibile, non schizofrenico. No, non pensando che sto facendo perché io devo fare soldi. Sto facendo per il piacere di fare. Quando io entro in questo percorso, nel piacere di farle le cose, i soldi vengono da soli. Ma se io mi sveglio la mattina e quella cosa che sto facendo, che devo fare, non mi procura piacere, sto già faticando, ecco la fatica ancora prima di faticare. Allora, questi incontri nostri incominciano ad aver un non senso, diciamo, se riusciamo a, primo, soli, ognuno di noi è biologicamente approvato, è destinato ad estinguersi, è solo una questione di tempo. Quindi se qualcuno mi sta dicendo solo, non sono nessuno, ma non perché te lo dice Claudio, perché te lo dice la comunità europea, te lo dice tutta anche un movimento, una cultura. Si deve stare insieme. Dobbiamo recuperare un noi che apparteneva a una cultura rurale, del villaggio, dello stare insieme. Mettendomi, diciamo, su alcune linee guida, cioè, o stabilite che Claudio, non perché, vi ho detto, io non vi devo né vendere e né convincervi di niente. Cioè, non vi sto vendendo niente, non ho niente da vendere. C'è stata questa opportunità, le quali sono incontri, in cui, cioè, qui bisogna cominciare a imparare a rubare. Vi sto dicendo, e questo ve lo posso sottoscrivere, non posseggo verità oggettive, ma verità possibili, sì, che è un percorso, è l'unico, ultimo, grande treno che rimane per tutti. Per chi, per il professionista, per l'imprenditore, per le generazioni future, per tutti. Non ce ne sono altri. E vi ho detto anche che non ha questo strumento la presunzione di risolvere i problemi. Cioè, come se arrivasse una bacchetta magica. Questo strumento serve per una pianificazione strategica dei propri territori. Questo strumento serve per poter attivare processi di tipo partecipato all'interno di un territorio. Questo strumento serve come linee guida in termini culturali, ambientali, sociali ed economici. Questo. Un ente pubblico ha una cassetta degli attrezzi che può benissimo mettere a disposizione della cittadinanza. Le agende 21 funzionano, diciamo, è più facile, molto più facile, attivarle all'interno di un comune e di un territorio come il vostro, anziché in una città più grande. Cioè, se io vi dovessi invitare a un forum, so che stanno arrivando già persone che mi facilitano già il primo, un primo passo, che tutti vi conoscete. No? Questa è una realtà che tutti si conoscono. E che non è vero che tutti sanno di tutto. Nessuno sa niente. Quindi questo strumento, secondo me, io ve lo passo.
che sia chiaro e vincente se entriamo nell'ottica che non è arrivato lo strumento che mi risolve tutte le criticità di un territorio dall'oggi al domani, se entriamo nell'ottica che è un processo lento, ma inesorabile. Cioè, qui, diciamo, la radiografia che abbiamo fatto, cioè noi ci stiamo dicendo fesserie. Cioè, io vi dico che sotto l'aspetto dell'economia non c'era stata mai una crisi, se non negli anni 30, 40, a questi livelli. E perché? La nazione paga anche determinate scelte. Determinate scelte. Ci sono nazioni che, quando hanno capito che il percorso, in termini economici stiamo parlando, che non avrebbero avuto futuro continuando con questo tipo di economia, ma che era giunto il momento di unire l'economia all'ecologia, perché lì ci sarebbe stato, diciamo, lì stava andando il futuro, no? Abbiamo visto nazioni come la Svezia, che col gioco delle foreste certificate, quindi del legno, della materia prima della Svezia, intuiscono e dicono: se noi continuiamo con questo concetto di economia, ci sarà soltanto un fabbisogno per un'altra generazione, dopo non avremo più legno, e si inventano le foreste certificate. Togli un albero e ne ripianti un altro, togli un albero e ne ripianti un altro, anzi te li regaliamo, 5 alberi, piantali. Un albero di abete ci vogliono 25 anni perché possa essere sfruttato, e con questo gioco loro si trovano il 63% in più di foreste nell'arco di una generazione. Quel 2100 che abbiamo visto, l'abbiamo detto, sono 4 generazioni. Qualcuno si deve assumere la responsabilità di farlo partire, questo benedetto processo, all'interno di un territorio. Diventa fondamentale. Un gruppo di strampalati. Tanto, casomai pensate che prendete gli applausi. Io quando prendo gli applausi dico: un applauso non tiene compagnia. Cioè, quelli non ci sono. E non vi aspettate nemmeno bipartisan. E non pensate che chi lo attiva illumina un territorio. A fatica, ancora prima di faticare. Però bisogna credere. Quando stavo all'università c'era Piero Camparesi, è stato un altro grande maestro. Vi racconto dell'ultimo maestro che ho incontrato. Immaginatevi così un archetipo molto circense, no? Come personaggio. Il sapere umano era tutto suo. Cioè, lui non c'era cosa che non sapeva. Lui si interessava addirittura di micro storia. Per dire, un convegno a Reggio Emilia, che avevano chiamato un convegno per il maiale, lui esordì dicendo: no, non si chiama convegno per il maiale, ma si chiama convegno per il porco. Perché si chiama porco etimologicamente, ha più senso, anziché maiale. E diciamo, documentando questo, Piero Camparesi una volta si presentarono, facendo microstoria, lui doveva fare, diciamo, un esame scritto con lui e poi orale, però voleva sempre argomenti particolari, che so, la storia del naso. Io con lui ho fatto l'immagine della morte nella penisola salentina. Un altro amico ha fatto Bertoldo e Bertoldino. Voleva questi argomenti perché lui diceva, quelli che dell'altro corso, diceva, li fanno Pirlandello. L'ho fatto 30 anni fa, 40. Il programma suo era il mondo creato e il mondo rovesciato. Il mondo creato di Torquato Tasso e il mondo rovesciato di Cocchiara, no? Che sarebbe un altro incontro su questo. Piero Camparesi un giorno arrivano due ragazze, si siedono, io stavo accanto a lui,
si siedono e dicono: noi vogliono fare una tesina sulla Befana. Ah, bellissimo, ha detto lui. Bello. Poi ha avuto un attimo e ha chiesto: ma voi ci credete alla Befana? E questo hanno fatto: andate, per favore, alzate e andate. Cioè, che cosa non potete mai scrivere della Befana se alla Befana non ci credete? Siete già false all'inizio, non c'è nessun percorso da fare insieme. Il credo diventa importante. Il credo. Un'idea strampalata deve essere accompagnata dal credo. Se non c'è sta cosa, se al credo non aggiungono quest'altro ingrediente del piacere, dell'utopia delle cose, questo territorio è, secondo me, sulla linea d'ombra, lo definirei, il vostro territorio, è su una linea d'ombra, su un filo. Dipende da quale parte voglio giocare, che cosa voglio farne di questo territorio, che scelta politica faccio, amministrativa, culturale del mio territorio, del mio territorio. Se invecchiamo e siamo qui, quando si parte non è uno parte e gli altri rimangono indietro. Questo richiede, diciamo, una specie di protocollo d'intesa, di intenti fra i cittadini, fra la città, l'amministrazione, la classe politica, coinvolgendo tutti gli imprenditori. Se io sono onesto intellettualmente rispetto al percorso, il percorso mi torna. Il problema è che se io non sono onesto con il percorso, vi ho detto che è uno strumento che torna come un boomerang e ti taglia la testa. Solo. Se io non sposo in questo momento il concetto di sviluppo sostenibile, ditemi voi. Dice: guarda Claudio, c'è quest'altro. Possiamo fare... Penso, perché vedo i ristoratori, no? I ristoratori, gli imprenditori andranno sensibilizzati e formati su questo strumento e diranno la loro. Ma questo significa che quando io, diciamo, l'ho intrapreso perché siamo d'accordo che è l'ultimo grande treno che sta passando per tutti e saliamo tutti su quel treno, io ho detto è come un'autostrada. Mentre sta camminando vedi un'uscita che dice città sane, poi vado più avanti e vedo un'altra che dice forma delle città dell'Adriatico e dello Ionio, poi vado più avanti e trovo un'altra rete. Cioè io trovo relazioni, opportunità. Questo è uno strumento che ti consente di fare rete. Non puoi stare, dici: ma io c'ho un bellissimo mare, ma se tu stai solo muori, muore il mare, muori tu, muore tutto. E allora questo strumento mi consente di opportunità di finanziamenti. Ma se non ci formiamo tutti, se io non ho quel sapere, nelle reti non entro mai. Entro in altre reti che mi pescano e mi portano al mercato. È un'altra rete. Significa che si apre tutto un mondo, tutto un mondo. Fare rete fra imprenditori, fare in modo che, diciamo, i prodotti abbiano, no, una loro sostenibilità, no, una loro filiera, oppure possiamo decidere che i pomodori sono
nostri a chilometro zero, perché gli imprenditori, per dire, hanno comprato 2 ettari di terreno, hanno dato lavoro e hanno detto producete questo tipo di pomodori, perché anziché andarli a comprare li stiamo producendo noi, no? Il prodotto a chilometro zero nella ristorazione sarà vincente. E vi ho detto, c'ho qualcosa oggi che vi ho portato sul turismo sostenibile, se ci sarà tempo, della prima grande buona pratica di Rimini, la capitale del turismo. Oggi uno dei territori più attenti e innovativi in termini di turismo sostenibile. Ma vi ho detto l'altra volta, gli imprenditori di Rimini, caso mai pensate che siano diversi da noi, perché sono più sensibili? No, mica si basano su quello. Sono stati formati su determinate linee guida e hanno detto, ok, ci sto. Io come albergo, come ristorante, entro, aderisco. Imprenditore non ragiona come Claudio. Imprenditore, 2 più 2, 4. Ora, vi dico, se gli imprenditori di Rimini, per la, diciamo, da sempre, no? All'avanguardia, perché decidono di sposare il discorso del turismo sostenibile? Perché c'è un giorno che un altro strampalato come noi, che diventa assessore alla provincia di Rimini, assessorato all'ambiente, Cesarino Romani, dice, calmiamoci, perché dall'analisi, dal monitoraggio che abbiamo fatto, i giorni che vanno da luglio e agosto ci sono numero di abitanti per chilometro quadrato superiore a Tokyo come densità. Cioè qui stiamo implodendo ed esplodendo come nemmeno immaginate. E dicono basta. E allora dicono a questo turismo di massa, che è quello che va più educato, date. Loro ormai hanno la cosiddetta carta di Rimini, ed è la carta internazionale del turismo sostenibile nei territori, che vale per tutti. Però hanno fatto tutto un percorso della sostenibilità, hanno capito che quella è la loro cassetta degli attrezzi. Adesso comprano interi palazzoni, li stanno buttando a terra e fanno parchi. Perché l'imprenditore, col tour operator, ha detto quando ci arrivano richieste dal nord d'Europa e vogliono turismo sostenibile, vogliono un turismo, non è più quello di prima, boom, 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 no, il turista, l'archetipo è cambiato, sta cambiando, vuole arrivare in un posto e rilassarsi, vuole la bicicletta, vuole mangiare bene, qualità. Sarete vincenti solo sulla qualità, solo sulla qualità, non più sulla quantità, non domani, ma stanno arrivando, perché hanno fatto una pianificazione strategica in termini economici. Hanno detto a noi conviene di più cominciare a investire in turismo sostenibile, vogliamo più il turista sostenibile che quest'altro. Questo non c'è una lira, per dire, scusate, la volgarità. Questi altri. E allora hanno cominciato a inventarsi il primo stabilimento sostenibile, che ve lo farò vedere. Hanno cominciato a inventarsi addirittura il bagnino ecosostenibile. Il bagnino. E che fa il bagnino? Quando arriva il turista lo accoglie, lo accompagna all'ombrellone, apre lo sdraio, come quello che fa normalmente, però c'è un quid, hanno aggiunto qualcosa in più, perché si mette e dice, ben arrivato, lei si trova in questa struttura funziona così, non può usare
shampoo Dolce & Gabbana, ma glielo diamo noi, perché abbassiamo gli impatti ambientali, è biodegradabile. Qui facciamo raccolta differenziata. L'energia dello stabilimento viene presa tutta da pannelli fotovoltaici. L'acqua calda che lei usa, noi abbiamo fatto la scelta di ricavarla da pannelli solari. E quando sono iniziate queste storie, l'imprenditore ha avuto anche incentivi. Quindi mi fermo e dico, non sono un economista, ma benedetto Dio, se i Rimini sta andando lì, qualche motivo ci sarà. Stiamo parlando che ha un'università, sul turismo, che lo studia costantemente, lo approfondisce, lo analizza. Questo è. Voi, come dicono a Roma, ce la fate? Andiamo avanti, Antonio. Ci sono domande? Un altro impegno: sostenere e promuovere l'individuazione di meccanismi di gestione culturale, educare i giovani a gestire e a capire che la cultura non è cultura e cultura e economia, nel senso che lo è, perché lo sarà. Vi porto un esempio banale. E la Frisa sarà più sostenibile, porterà più economia la Frisa, diciamo, che porta l'identità, e quindi che in quel contesto, diciamo, non sto consumando, o se sto consumando, sto consumando in modo sostenibile, anziché la solita Frisa al chiosco. Frisa, orecchiette qua ci metterà, addirittura ho trovato una sagra, questa me l'ho dimenticata, a mattina non vi dico, Vessilio, non ti vuoi. Sagra di pezzetti di carne di cavallo sostenibile, porca puttana, come fai? Perché, attenzione, è un termine che sta andando di moda. Dice, sì, ma la pasta mia è fatta in casa. Perfetto. Dove arriveremo? E saremo vincenti. Quando la pasta in casa che consumano da voi, me la faccio da solo. Tu arrivo e mi insegni a farmi la mia pasta in casa. Poi me la dai e te la cucino. Perché il green marketing, uno degli obiettivi, e quindi non più un marketing come consumo per consumare, ma un consumo nel rispetto di, e quindi un consumo sostenibile, solidale. Il consumatore finale sarà partecipe del prodotto. E c'è John Grant, che è questo del manifesto del green marketing, uno degli elementi più alte nel campo del fare marketing. Vi sto parlando da Nike, per intenderci. Lui ha avuto una svolta, ha detto basta, con questo tipo di mercato non mi interessa più, per una pura relazione, un incontro tipo quello nostro, è diventato amico con un esperto di sostenibilità e tutto il resto, un ecologista, e da discorsi fatti, ok, si è inventato il green marketing, in cui pone il consumatore partecipe del prodotto che io faccio. Ma se io arrivo da voi e mi trovo una certificazione
che mi dice che il vostro grano, la vostra pasta, è una pasta certificata perché tu mi dai la filiera del prodotto. Dove vado? Non vengo da te. E siccome, diciamo, culturalmente, anche sotto l'aspetto, diciamo, di tipo economico, siccome lo stiamo spiegando qual era il gioco, il cliente sta cambiando. Perché dico, se vai in un ristorante, mangia qualità. Perché se dopo ti prendi l'intossicazione, devi andare alla farmacia. E l'ultima volta che sono andato in farmacia, ho speso 90 euro. Mangia sano, slow food, lento, calmo. Questo è. E lì entro nella clientela del futuro. Ma pensate ai matrimoni nostri, un altro rito, no? Il matrimonio ridotto a consumo. Mai. Ma addirittura noi siamo andati più avanti. E i tesi di laurea stanno diventando matrimoni. Ne ho trovato uno, mi sono seduto all'una e mezzo, con tutto il rispetto. Mi sono alzato dalla tavola alle 6:05 per una tesi di laurea. Per una tesi di laurea, per... No. Io quando mi sono laureato, quando ho detto, bravo. Auguri. Hai visto? Ma non è una torta. Gli abbiamo fatto la torta. Sono andato da solo a laurearmi. Quando sono uscito, senza presunzione, è stato il primo 110 e lode. E il fotografo si avvicina e dice, la famiglia, dico no, io vado solo. Vado solo. Quindi, e questo è il meccanismo che deve essere... ma io ve lo sottoscrivo, perché sarà così, ma non perché, ve lo ripeto, è una verità oggettiva. Stiamo andando lì. Stiamo andando lì. Prima lo faccio. Qua non è che gli ultimi saranno i primi. Qui gli ultimi scompariranno. Qua il discorso è chi parte prima. Chi parte prima? Quindi l'imprenditore di Rimini, quel figlio di buona mamma, avendo da generazioni fatto, io adesso entro nell'albergo, nella stanzetta, appena apro la porta, c'è una targhetta che dicono che questo albergo ha sposato il concetto dello sviluppo sostenibile, perché è attento all'ambiente e al sociale. Poi entra nel bagno e ne trovo un altro che dice tutta la carta che circola in questo bagno è riciclata. Poi vado a farmi la doccia e mi trovo lo shampoo che dice che stiamo diminuendo gli impatti ambientali attraverso l'uso di questo shampoo biodegradabile. Poi vado per bere e dice che l'acqua è in brocca, non in bottiglie di plastica, solo in bottiglie di vetro. La plastica in questo albergo pian piano la stiamo smaltendo. Un discorso con la plastica, benedetto Dio. Io mi ricordo, i bicchieri erano di vetro, le bottiglie di vetro, le brocche di vetro. Vai e prendi l'acqua alla fontana e la prendevi in contenitori di terracotta o di vetro. Ma arriva il compleanno del bambino. Non iniziare, ecco perché vedi, non iniziare piante di plastica, forchette di plastica e bicchieri di plastica. Così spieghiamo velocemente. Poi quando gli dico, guarda, che questa penna però sta 10 centesimi di più. Che se l'altro giorno hai speso 20 euro di plastica, hai speso 20 euro su un oggetto che sai che dopo 2 ore l'hai già buttato.
Cioè, con 20 euro non mi posso comprare 20 bicchieri di vetro. E poi chi li lava? Che siamo diventati tutti comodi. Poi tutti di fretta. Dico, certe volte dico, ma dove stanno andando? Ci sono dei giovani in Placcasano, che è più grande di voi, che io sento che c'è una schizofrenia nell'aria. Dico, ma ci sta succedendo? E stanno lì vicino, agitati. E lì, agitati, quando aprono, ma hanno aperto l'Ipermac, no? E tutti, sabato e domenica, alcuni non vanno nei riti antichi e vanno nei riti laici, moderni. Cioè, è capitato che dovevo andare per forza, gli ho detto la prima, ma avevo intuito, ma me lo voglio togliere questo pregiudizio. Non sono mai andato in un Carrefour in questi grandi e ci sono capitato dentro. Cioè, proprio, me ne sono scappato, però mi sono messo in macchina, mi sono acceso una sigaretta e me li sono guardati. Ma io li dovevo vedere. Siamo arrivati che facciamo l'assalto al magazzino per un televisore che è in offerta. Assalto, blocchiamo Roma per 3 ore per acquistare un computer. Ehi. Va bene, ma è insostenibile per tutti. Mangiare qualità significa salute, investire in salute. Però è normale che in una società che siamo arrivati, che un giorno qualcuno si sveglia e dice: oggi, umani, ci siete? Oggi pollo no, perché è alla diossina. Allora significa, diciamo, ecco il recupero di un'identità, il recupero di un piatto, e di darlo nella qualità in cui è nato. È nato di qualità e poi è diventato di quantità di consumo. La qualità sarà vincente ovunque, perché verrà una generazione a futura. I figli di Sara, di mia figlia, è già la generazione, vorranno qualità, perché si sono formati. E incominciano a stare attenti, hanno capito che è meglio pagare 5 euro di più il piatto di mamma Rosa anziché dopo un'ora spenderne 15 in farmacia, per dire. Io vado perché trovo qualità, e il ristoratore non dovrà soltanto avere qualità, dovrà avere cultura del suo territorio. Proprio, mamma Rosa c'ha una storia, c'è un'identità, tu c'ha un'identità, quella va, e quindi mi dirà culturalmente questo territorio, perché se vorrai entrare in rete, tu dovrai sposare determinati indicatori. Me dice, è simpatico l'Antonio Vini che ti presento, diciamo, alle città sane, no? No. Ti arrivano, ti danno gli indicatori. Se rispetti quegli indicatori e rispondi a quegli indicatori, non è che entri in quel tipo di rete. Ma perché sei culturalmente onesto. Entrare in una rete a questi livelli facilita anche il compito di chi fa l'imprenditore, di chi fa il ristoratore. Ci sono già delle linee guida da seguire. Poi il ristoratore, sotto l'aspetto ambientale, sì. Io non uso più plastica, per dire, che è proprio quello che... Non la uso più. Sto diminuendo gli impatti ambientali della plastica. Questo posto, il mio posto, sta incominciando a lavorare seriamente sulla raccolta differenziata e sui rifiuti.
organici e inorganici, i rifiuti. Non si buttava niente prima. Io mi ricordo da bambino, finivamo, io non vengo, vengo da una famiglia d'artigiani, non da contadini, quindi la terra me la sono conquistata, no? Vivo in un bel posto finalmente, piccolo Tibet, però ho sempre amato il rapporto con la terra, tenere pure quando stavo all'università una pianta di prezzemolo, per dire, in un vaso, per me era terra, no? Il discorso, e quindi mi dicevano, quando si pulivano le angurie, tutte le parti che rimaneva, la buccia, la scorza, mia madre mi diceva, mettiti col, prenditi un coltello e falla pezzetti, pezzetti, piccolini così. Io poi portagli alla Emma, che c'ha le galline. Perché poi quando la Emma, li portavo, un giorno gli portavo il pane duro, un altro giorno gli portavo le bucce dell'anguria, un altro giorno gli portavo altri resti, mi chiama Claudio, vieni. Io andavo e mi dava 5 uova fresche, che era festa. La mattina mi svegliavo per prendere un uovo fresco. Perché, diciamo, la cultura rurale aveva fatto, cioè, stava insieme in termini circolari. Circolari. Perché della circonferenza il bello è un, come dice definizione geometrica, è un'infinità di punti, però quei punti, qualsiasi io prendo, diventa l'inizio e la fine. Quindi ognuno di noi è primo e ultimo, ultimo e primo. Circolare, così funzionava. Allora riprendere, non in termini nostalgici, ma un senso di socializzazione dello stare insieme, che al tavolo non si sta soltanto per consumare. Al tavolo si sta perché è uno dei piaceri, no? Più sostenibili, che possiamo, il piacere del gusto. E allora inizia, no? Non c'erano i rifiuti, non c'erano. Quello che chiamano TAC, no? Tessile, abbigliamento e calzaturiero. Io me lo sono visto da bambino sostenibile. Il tessile, essendo l'ultimo di 6 figli, con 2 fratelli più grandi, quando la giacca di Giuseppe era diventata piccola, diceva passalo Claudio. Poi vado da zio Benito, che era un sarto, e fatti prendere le misure. Smontava la giacca e mi faceva la giacca. Mi piaceva? Non mi sentivo umiliato. Perché io quando la vedevo sopra Giuseppe, io, che bella sta giacca di velluto. Quando arriva che la faccio mia? Ed era il tessile. No? Abbigliamento, quindi. Calzaturiero, le scarpe passavano da un figlio all'altro. Quando una scarpa si bucava, la portavi al calzolaio. Andiamo a Carrefour, danno a 7 euro, 2 paio di scarpe. Ho chiesto al ciabattino dove porto le scarpe, perché io ero convinto che il mio ciabattino stava guadagnando di più. Ho detto, in un periodo di crisi, sicuramente sta entrando, sta tornando questa cultura del recupero, no? Del riciclo, cioè. E mi ha detto, no, stanno diminuendo gli affari. E come mai? Dice, perché non ne compro proprio scarpe, cioè. Cioè, mentre prima c'erano 5 paia di scarpe, ora ce n'hanno 1 o 2. Io non lavoro più su 5 paia di scarpe medie, ma lavoro su 2, quindi è diminuito. Ma si riciclava tutto. Cioè, non mi ricordo mai che mi hanno detto vai e porta questo rifiuto. Non c'erano. Poi c'era quella che vivevamo, no? Una parte in cui buttavi poi tutto l'organico. Il romato. Con un lavoro che abbiamo fatto con Coinè, abbiamo fatto annusare a dei bambini di un istituto elementare di Bologna l'odore di un romato, che non lo sapevano. Voi pensate che siamo stati la società in cui fra
abbiamo confuso profumi e cattivi odori. I profumi della cultura rurale erano profumi. Per noi sono diventati cattivi odori, perché quell'accanto cresceva, che so, le galline, e abbiamo chiamato subito un comandante vigili urbani, perché quella deve togliere le galline, perché igienicamente non è possibile. È giusto, è giusto. Ma prima si conviveva con gli animali, si stava insieme, mica c'erano le puzze. Il letame prima puzzava, no! Ma non lo sentivi nemmeno come. Per loro culturalmente stava dentro. E poi invece il profumo di Dolce & Gabbana è diventato profumo per noi. Artificiali. Profumi naturali rimossi. Quanti di voi annusano il profumo di una rosa? Prima, nella cultura rurale, le rose erano il fiore che girava di più. Mamma mia, che bella sta rosa, come profuma. I profumi, pure i giardini. Nei giardini abbiamo tolto tutta la biodiversità per mettere le palme, l'erbetta inglese. Il giardino deve essere sempre ordinato. Se vedi un'erbaccia, la chiamano loro, vanno subito sradicata. Anche il concetto del giardino sarebbe interessante, come quello del paesaggio, della relatività dei giardini di oggi. Sa, la biodiversità? Niente. Abbiamo perso, proprio estinto, specie inerenti l'uva, la frutta e tutto il resto. Quindi, l'individuazione di meccanismi di gestione culturale che sappiano far emergere ed esprimere pienamente nuovi movimenti culturali e talenti artistici. Significa un territorio deve aprire. Buon lavoro. Ok, Antonio. Guarda, sì. Sì. Va bene, i ristoratori a quest'ora partono. Sì, l'importante è che siete stati bene. Sì. Sì. Non è vero. Dici un oggetto X sostenibile costa di più, no? Rispetto a un oggetto. La prima risposta è che la sostenibilità investe in qualità. Quindi dobbiamo sfatare dei luoghi comuni, anzi di una pseudocultura, perché su alcuni servizi o su alcuni oggetti io mi pongo con un aspetto contabile da ragioniere, su altri invece non ci faccio nemmeno caso. Quindi tutto ciò che è globalizzato non faccio caso. Cioè, una scheda, la ricarica di un cellulare, mica mi pongo il problema se sto spendendo 2 euro o 1 euro, no? Cioè, è un bene di consumo che rientra nella globalizzazione delle cose. Su altri è della prima. Quindi diciamo che culturalmente noi partiamo dal concetto che comunque investiamo in qualità, perché più qualità ho e più sostenibilità
o in termini culturali, ambientali, sociali. Le criticità ricadono sulle fasce più deboli, sulla fascia più povera, che non ha né economia nemmeno di affrontare determinate patologie. Quindi noi attiviamo anche questo processo e questo tipo, diciamo, di cultura all'interno dei territori, per incominciando ad essere solidali con le fasce più deboli del territorio. Cioè, culturalmente le dobbiamo formare, ecco perché il processo parte pure, anzi principalmente, dal basso. Ma diciamo, prendiamo ad esempio questa penna, diciamo, costa 10 centesimi in più. E siccome è uno strumento di comunicazione anche, quei 10 centesimi in più, diciamo, è l'investimento che io sto facendo in termini di sostenibilità locale e globale. No? E quindi non costano comunque di più. Perché un altro esempio che porto, quando mi capitano di formare, di fare con un'impresa, con una società, e fanno questo tipo di domanda, dico: scusate, mi fate vedere una fotocopia? Ah, eccola, beccata. Allora dico: questa è stata comprata una risma di carta, no? Che ha un costo. Poi io gli dico: c'è la carta riciclata o certificata, e tu mi dici: ma costa 10 centesimi in più. Dico, ok. Se io ti faccio un gioco culturale, vedrai che questo investimento è sostenibile e questo invece no. E che tu stai spendendo di più usando questo anziché usare la carta riciclata. Dice: perché? Perché questo è un foglio che tu hai fatto una fotocopia e hai buttato il 50%. Se io ti dico che invece da questo momento in avanti qualsiasi fotocopiatrice di questo ufficio gli educhiamo a fare fronte e retro, io posso. Tu stai buttando, se costa una risma 4 euro, tu stai buttando 2 euro. Io su una risma di carta ti ho educata alla cultura della sostenibilità e stai pagando 10 centesimi in più, significa che tu stai risparmiando 1,90 euro ogni risma di carta. Chiaro, Antonio? Cioè, educare alla cultura della sostenibilità, educare alla qualità, educare al senso del rispetto dell'ambiente, educare al senso del sociale sostenibile, educare ad una nuova concezione di fare economia. Perché un altro esempio che porto, cioè, molti pensano che la sostenibilità, io invece la voglio portare sempre di più verso, diciamo, sotto un aspetto proprio concreto, dare concretezza. E se io ti educo al risparmio idrico, ti sto facendo guadagnare attraverso il concetto di risparmio. Abbiamo visto l'altra volta l'esempio della cassetta, no? Del nostro bagno. A doppia mandata escono 3 litri anziché 12 litri, 12 litri, 12 litri. Quindi cominciamo a capire, quando vi dico che è culturale, quei due imprenditori, io sono convinto che non li abbiamo, diciamo, illuminati, ma quantomeno disorientati sì. Cioè, è questo che diventa importante, quindi culturalmente non significa soltanto arrivare a capire qual è la definizione di sviluppo sostenibile, diciamo quello è da acculturati. Il percorso richiede poi coerenza
con gli stili di vita. Cultura sostenibile. Abbiamo visto, facendo quella formula, che se in un nucleo familiare abbiamo un reddito, un monoreddito di 1.000 euro, applicando la cultura della sostenibilità del risparmio energetico, per dire solo alcuni, idrico e tutto il resto, quei 1.000 euro possono incominciare anche a bastare. È chiaro, è una scelta se sto o non sto nella catena di montaggio. Perché se voglio stare nella catena di montaggio e consumare, consumare, consumare e consumare, è chiaro che non me ne bastano 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e 5.000 euro al mese. Poi quando raggiungo 5.000 euro me ne servono 6. Cioè, la ricchezza, diciamo, l'economia, bisogna che ognuno di noi stabilisca quanto vuole guadagnare e quali sono i suoi bisogni. E dice, quando io guadagno tanto sto bene, perché non è solo un PIL, abbiamo visto, ma la vita è una, bisogna pure aggiungere un po' di PIL, di felicità interna lorda. Cioè, godersi il mare, un paesaggio, l'ozio è una ricchezza. Se lo guardiamo da un altro punto di vista, può sembrare una perdita di tempo, ma non lo è, non lo è. E questo ormai io andrei per farvi vedere due o tre situazioni. Facciamo una pausa o spariamo? Che ne dite? Continuiamo? Così non vediamo l'ora spicciare. Scherzando, voglio, facciamo una pausa nel senso che voi reggete, cioè, state, la preoccupazione mia è, ve l'ho detto, non mi interessa né l'applauso né se stiamo bene, ossia se, quindi se stiamo bene rilassati, che ci stiamo facendo, stiamo barattando, va bene, ma se dovete essere una situazione passiva, tiriamo, diciamo, il chiudiamo il palcoscenico e scriviamo The End. Ok? E quindi più o meno è questa, va bene? È un po' più lunga, ma però volevo farvi vedere alcune slide del turismo come buona pratica a Rimini sul turismo sostenibile. Ci deve essere Antonio, Michele. E si chiama Buone pratiche, turismo sostenibile. Credo che sia uno degli ultimi file. Questa cosa me la porto dopo. Sì. Io sempre trovo tutto, eh? Eccolo, sì. Ah, Warder, sì. No, non è questo.